Era una domenica e curiosavo nell'armadio in camera mia. Ho tirato fuori un prezioso lenzuolo regalatomi dalla mia nonnina. È un bellissimo lenzuolo bianco con campanule versicolor ricamate. Mi è subito venuto in mente il corso del Museo di Maglie a cui ho partecipato. Durante le escursioni, ed in particolare nella visita di Torre Minervino a Santa Cesarea Terme, ho visto su un lato della torre, aggrappata tra le fessure delle sue pietre, una pianta di campanula versicolor. Piero Medagli, il nostro botanico, ci ha raccontato che questa pianta è tipica del nostro territorio. In ogni nostra escursione la sua presenza è stata costante. Spuntava con i suoi grappoli di fiori color violetto con sfumature di blu nei posti più impervi, tra le fessure e i crepacci delle pareti rocciose scavate dalla pioggia e tra i muri a secco e vecchie costruzioni del Salento. È una pianta così delicata ma così efficace ed è tra le piante perenni più diffuse, tant'è che si ritrova anche in altre zone del Mediterraneo. Chissà se la ricamatrice di quel lenzuolo fosse affascinata da questo bel fiore, tanto da ricamarlo con tanta perizia. Sia la campanula che il suo ricamo sono a me molto cari, uno perché mi richiama alla mia terra, l'altra perché mi unisce come un punto a catenella alla mia cara nonna.